Una 2 giorni interamente dedicata all'ortopedia, promossa e organizzata dall'Associazione Siciliana Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri e dalla Società Italiana Chirurgia Spalle e Gomito, si tiene a Noto il corso regionale che ha come tema le fratture del cingolo scapolo-omerale e del gomito. Il corso si tiene a Noto all'interno del Teatro Comunale Tina Di Lorenzo. Sentiamo i protagonisti di questa 2 giorni. Tra i promotori di questa iniziativa il direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia Roberto Valsalona, opera sia all'Umberto I di Siracusa che al Trigona di Noto. Come mai primario è stata scelta Noto come sede di questo importante corso? Credo che sia un'occasione più che corretta, più che giusta, valorizzare quello che la città di Noto ci offre, sia dal punto di vista architettonico, ma anche dai contenuti scientifici. La città di Noto si presta molto bene a questi eventi e secondo me è un'ottima ricezione per quanto riguarda la parte alberghiera per questi eventi. E la necessità di concentrare un'attività scientifica a carattere regionale in una sede come questa dà molto prestigio ai contenuti di cui oggi parleremo. Le fratture di gomito sono lesioni molto importanti e sono sempre in maggior aumento nelle nostre casistiche. Un'occasione più unica che è rara organizzare tutto questo qui, in questa sede, in questo bellissimo teatro, insieme a tanti amici sia siciliani ma anche e soprattutto che vengono da molte regioni dell'Italia, i colleghi di Bologna, i colleghi di Verona che hanno permesso di portare la loro grande esperienza in questo tempo, in questo argomento, anche in questa prestigiosa sede. Sarà anche un'occasione per confrontarsi sulle diverse modalità che vengono utilizzate durante gli interventi? Non solo durante gli interventi, la possibilità anche di confrontarci su quello che è il management di queste lesioni, dal momento in cui il paziente si ricovera al pronto soccorso a quando arriva in sala operatoria. Sono queste le fasi importanti, non è soltanto quello di confrontarsi sulla tecnica operatoria, ma oggi diventa importante la gestione di questi pazienti. Dall'imaging, dal quando arriva al pronto soccorso, le radiografie standard e poi gli studi che vanno fatti. E poi chiaramente le tecniche operatorie che non sono difformi da quello che si segue dal nord Italia al sud Italia. Oggi la tecnologia permette di affrontare tutti i casi in maniera uguale in tutte le sedi d'Italia. È chiaro che la conoscenza deve essere alla portata di tutti, quindi diventa doveroso anche nei confronti dei colleghi più giovani portare la cultura anche nelle sedi, anche in Sicilia, anche in questa sede, in modo tale da portare ad avere un trattamento uniforme in qualsiasi angolo della nostra terra. Il dottor Rosario Lupo, primario responsabile direttore della divisione di ortopedia dell'ospedale di Agrigento, il San Giovanni di Dio, è anche lui tra i promotori di questa iniziativa. Ma con lui vorrei entrare nel tema della 2 giorni parlando proprio dei casi che vengono affrontati quotidianamente. Il dottore, è in crescita la frattura della spalla. Quali sono i motivi che determinano oggi queste fratture rispetto al passato? Il motivo principale è che c'è un aumento notevole della traumatologia della strada, ormai l'incidentistica stradale la riscontriamo continuamente nelle nostre divisioni di ortopedia e traumatologia e spesso ci troviamo a trattare questo tipo di fratture, spesso complesse e che possono interessare indifferentemente soggetti anziani nei casi di traumi a bassa energia o soggetti giovani appunto in seguito a gravi incidenti stradali. E in che misura aiuta oggi la protesi a superare rispetto al passato il periodo di convalescenza? Non interviene tanto nel periodo di convalescenza, bisogna fare una netta distinzione, la protesi è riservata nella stragrande maggioranza dei casi a soggetti in età avanzata. Avanzata non intendo i grandi anziani, ma soggetti che hanno superato normalmente i 65 anni di età e sono portatori di gravi fratture scomposte o di fratture lussazioni.
E vorrei puntualizzare una cosa importante, che la situazione che stiamo vivendo ora, legata all'aumento di questo tipo di frattore, è previsto da lavori in letteratura internazionale che ci sarà un aumento del 300% di queste fratture nei prossimi 30 anni. Dottore, una curiosità, un tempo, fino a un decennio fa, ma forse anche meno, tanta gente a seguito di una frattura della spalla andava oltre la Sicilia. Oggi invece la Sicilia ha formato tanti bravi medici che possono intervenire anche per questi importanti danni. Sicuramente sì, ci sono più di un centro in Sicilia che sono, hanno una preparazione e un'esperienza tale da poter affrontare questo tipo di fratture anche con l'impianto di protesi, e quindi il problema non è più legato al fatto che bisogna emigrare fuori dalla Sicilia, però bisogna tenere presente che si tratta di una chirurgia difficile, complessa, irta di complicanze, per cui non c'è garanzia di risultato, e questo indipendentemente se la frattura viene trattata con protesi in Sicilia piuttosto che a Milano o in un altro posto dell'Italia. Buonasera a tutti. Parto da un'affermazione, un assioma di Murray, che definisce la coronoide la chiave di volta per la stabilità e la funzione del gomito. Lungi da me il dover parlare dell'anatomia, l'unica cosa che mi piace sottolineare è un angolo che vedete in basso a sinistra, che è quell'angolo di 30 gradi, che è un angolo pressoché costante, che è dato da due rette che passano, una per l'apice dell'olecrono e per l'apice della coronoide, e l'altra una retta che passa per la diafisi. Quest'angolo è pressoché costante. Un'altra invece in basso a destra, abbiamo a due rette parallele e ci dicono in pratica come stabilire il 50% della coronoide, che vedremo diventa una componente interessante da valutare. Vado velocissimamente sull'anatomia, sul fatto che ci sono i nervi, sulla stabilità delle strutture legamentose, come altrettanto velocemente sulla biomeccanica, visto e considerato che sappiamo abbastanza bene tutti quanti dell'importanza della coronoide, soprattutto per la stabilità in varo. Sono stati fatti numerosi studi che prendono in esame il gomito in funzione o meno della presenza o meno di una percentuale della coronoide associata o meno alla capitello radiale, come anche altri studi ulteriori fatti da Schneerberger nel 2004 e Gradoli nel 2005, dove si valutano sia l'instabilità in valgismo che l'instabilità in varismo in presenza o meno di una coronoide al di sopra del 50%, ovvero un'asportazione della coronoide al 30% associata a capitello radiale, in questo caso un'instabilità in valgismo, ovvero una instabilità in varo che cresce nel momento in cui aumentiamo al di sopra del 50% l'asportazione della coronoide. Naturalmente sono questi studi fatti in vitro. Ma andiamo per certi versi all'argomento che ci interessa di più, vale a dire alle fratture. Siamo qui per parlare di questo. Le fratture, ci sono tre meccanismi che vanno a sollecitare molto la coronoide. Il primo, quello forse più comune, è lo stress assiale più valgismo, che dà un'instabilità rotatoria posterolaterale. Naturalmente la mano fa da perno, fa da punto fisso, per cui si crea uno stress in valgo, una lesione capsulo-gomentosa che va da laterale mediale anteriore e posteriore. Da qui, se la dinamica è, cioè la forza è esagerata, si arriva anche ad ottenere la frattura del capitello radiale e quindi si ottiene, oltre che la lussazione, la terribile triade. Il secondo meccanismo lesionale, uno stress assiale in varo con un'instabilità postero-mediale. In pratica abbiamo uno stress in varo con un interessamento soprattutto della faccetta antero-mediale della coronoide con una sublussazione in varo. Diciamo che si ottiene anche in questi casi più delle volte una lussazione e non sempre si ottiene una frattura del capitello radiale. L'ultimo meccanismo lesionale sono per trauma diretti, in iperestensione o per pronazione, che procurano quelle fratture transolecraniche che possono essere posteriori, come una frattura di Montegialto, ovvero anteriore, con una lussazione molto rara anteriore di gomito. Classificazione delle fratture. La classificazione, diciamo quella più antica, che è quella di Regan Murray, che poi
avremo modo eventualmente nella discussione di discuterne, tanto antica non è perché viene ancora presa in considerazione, che prevede naturalmente la linea di frattura in funzione o meno della quantità di coronoide che viene ad essere colpita, ovvero una classificazione un po' più recente, che è quella di Odriscoll del 2003, che prevede tre tipi di frattura: un tipo 1, che prevede l'apice al di sotto di 2 mm al di sopra di 2 mm, quello, il sottotipo B, che è frequentemente associato alle fratture a pulsazione, quindi alla triade terribile, e qui abbiamo alcuni casi appunto del tipo 1A, nonché del tipo 1B. La classificazione di Odriscoll del tipo 2, che riguarda soprattutto la faccetta anteromediale, tre sottotipi in funzione della grandezza del frammento, ovvero da quanto viene coinvolto, e si ha appunto un associato ad un meccanismo lesionale in varo. Questa è una frattura di tipo, abbiamo classificato come tipo 2C. E infine la classificazione, secondo la classificazione di Driscoll, l'ultimo tipo, che sono le fratture isolate al di sopra del 50% della coronoide, ovvero le fratture associate con lesione cranica. Chiudiamo questa prima giornata del corso che si sta tenendo a Noto e che ha portato a Noto ortopedici di tutta Italia, ortopedici a confronto anche grazie alle nuove tecnologie. Abbiamo offerto uno spaccato di quanto succede oggi in molti ospedali italiani. Grazie, l'appuntamento è per domani.